Questa volta vi racconto tre storie di ragazzi, ragazzi in carne e ossa. Una è quella di un ragazzo che si accontenta della sufficienza a scuola, ma poi ti racconta che a casa è diventato una specie di manager. Ha studiato 6 libri di matematica applicata al poker e adesso riesce a giocare contemporaneamente su 30 tavoli online. E ha messo in piedi un piccolo business a 16 anni e grazie a questo piccolo business è riuscito a comprare un computer nuovo e a soddisfare una serie di desideri che appunto magari i suoi genitori non sono disposti a soddisfare con i loro soldi. Un ragazzo che appunto si accontenta della sufficienza eppure è stato disposto a studiare matematica avanzata per poterla applicare a una sfida. Una seconda storia è quella di una ragazza che ha accettato un'altra sfida. Lei vuole fare la stilista, vuole occuparsi di moda come molte ragazze, ma un professore l'ha provocata e gli ha detto: "Perché non cominci adesso?" E così lei si è messa in moto, ha trovato una sarta e adesso passa 2 pomeriggi alla settimana a cucire nell'atelier di questa sarta e così ha già imparato come si taglia un capo di vestiario, come si cuce, come lo si confeziona. E quando arriverà alla fine del percorso liceale, sarà sì una delle tante ragazze che desidera lavorare nel mondo della moda, ma già lo saprà fare grazie al fatto che ha trasformato la sua età in quello che deve essere, un laboratorio di sogni. La terza storia è quella di due ragazzi che conosco molto bene, che hanno liceale, anche loro, con il sogno di lavorare in una radio. Per loro adesso è impossibile. Cosa hanno fatto? Hanno inventato una radio casalinga, la portano avanti dalla loro sedia, la chiamano infatti Radio La Sedia, è fatta di musica, di parole, di podcast molto brevi della durata di un quarto d'ora, mezz'ora. L'abbiamo ascoltata, ne abbiamo ascoltato una puntata in classe e ci ha strappato più di un sorriso. Anche loro, fra qualche anno, finiranno il liceo e questo sogno magari potrà essere molto presto realtà, perché si saranno già misurati. Prima, quando tutti forse attorno dicevano: "Ma no, ma lascia perdere, ma chi te lo fa fare? Non importa." Abbiamo di fronte una generazione migliore della precedente, una generazione che grazie agli strumenti che ha a disposizione è capace di realizzare con una creatività sorprendente cose che la mia generazione non era capace di fare. E a volte non sappiamo trovare questi punti di forza grazie ai quali sollevare la vita intera di un ragazzo. E forse questo accade perché non sappiamo ascoltare le storie che hanno da raccontare.